Bentornati ragazzi, eravamo rimasti proprio qui, continuiamo la nostra avventura andando a riposare un pochino. Wakka ci consiglia di riposarci un po'. Good. Sleep tight. Ma questi dormono col sedere di fuori. Altro sogno. Sta sognando parecchio, eh? Però questa volta ho il controllo del personaggio. Lì c'è Yuna. Vediamo se c'è qualcos'altro qua. Sì, si può andare. Ah! Riprende da qui, quindi l'unica strada comunque è andare da Yuna. Where's that boat? Everyone will find us. If it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Zanarkand? Portami a Zanarca. Hey! Riku? You said you'd go with me! Oh, hey, I thought Wakka told you not to get any ideas. He did. Ma che cacchio sta facendo un sogno Yeah, so you're probabilmente. coming with me. Hey, stop dreaming! You with a woman? You can't even catch a ball! Beh, sulla storia di Oh, calciare il what's the pallone, non matter? saprei, Non essere così sicuro. Gonna cry again? Ma perché c'è sempre Cry. questa storia del That's the only piangere? thing you're Basta. good for. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it! I hate you! He's dead, okay? Dead. Qualcuno fuori sta chiacchierando. Doesn't he Lulu. look like Jabu? I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but That's it. No more. Enough, Wakka. Lulu è una maga nera, ragazzi, e quindi usa magie, fuoco, ghiaccio d'attacco, mentre Yuna è una maga bianca, quindi in teoria userà magie di cura. Però lo scopriremo più avanti. In teoria le cose stanno così. Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. Looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. Ecco perché poi ha I giocato became a male. guardian to fight E diceva che Sin, non era yeah? concentrato. Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full time. I know it kind of looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is, thanks, Wakka. Stop, you're embarrassing me. Pennichella e pronti a ripartire. Bene, ragazzi, siamo prontissimi, salvataggio come al solito. E andiamo. Hey, sleepyhead. Something I want to give you.
Whoa! You're giving this to me? Che bella! Use it well. Quindi non avremo più la spada rossa, ma sarà questa la nostra nuova spada. Ce ne dovrebbero essere parecchie, eh? Well, he never used it. Ah. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Bonacciale. Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, you know. I guess you're right. Alla molla lì. Piena di regali. Molla lì la valigia, okay, vabbè. Off we go. Ah, credevo che stava dicendo cazzo la valigia, invece stava facendo un saluto al tempio. Allora ragazzi, il party è formato da noi quattro adesso. Quindi diciamo che comunque volevo vedere se c'era già equipaggiata. Vediamo l'equip di Tidus. Arma. Ovviamente la spada. Ah, spada o fraternity. La fraternity, attacco fisico più 5% della spada che ci ha dato Wacca. Mentre come protezione abbiamo solo cetra. Dall'altra parte vediamo anche i ragazzi se hanno qualcosa. Arma, l'unica arma di Wacca è il pallone. E non ha una protezione. Mentre Yuna. Ah, l'asta veggente, ragazzi. Attacco magico più 5, attacco magico più 3, quindi è cumulativo. E spot. Ragazzi, spot. Vuol dire che possiamo vedere gli HP del nemico. Spot ci dà delle informazioni sul nemico, quindi è molto importante averlo. Per quanto riguarda la protezione, ha una vera. Lulu, invece, come arma, ha un Moguri. Quindi lei avrà sempre delle... Praticamente, siccome lei è una maga nera, avrà delle... questa cosa qua è fighissima, delle bambole. Che faranno tipo delle magie, quindi più è potente la bambola, più potenti saranno i suoi incantesimi, mentre la protezione è un anello magico. Quindi ragazzi, è fighissima questa cosa, era da tanto che non ci giocavo. Valefor è il primo eone di Yuna. Ragazzi, il party è abbastanza ingombrante, ognuno ha il suo turbo, abilità ci siamo, sviluppo, le sferografie, ragazzi ve le spiegherò un po' più avanti. Però per farvela breve, praticamente ci si muove, come potete vedere questa M qui aumenta MP di 20 unità. Queste spade incrociate, apprende abilità attacco A, quindi sono tutte cose da apprendere, abilità da apprendere. Come si apprendono? Vedete sotto la foto del personaggio quel livello S? Si accumula praticamente vincendo le battaglie, accumulando punti, esperienza, eccetera, eccetera. E sono praticamente gli spazi in cui ci si può muovere. Per esempio noi adesso siamo qui, no? No, qua. Vedete dove c'è scritto Wacca? Noi siamo qua. Se il livello S è 1, ci possiamo spostare solo di 1. Se invece è 3, possiamo fare 3 passi. Le sfere che si possono attivare sono anche quelle di fianco alla nostra posizione. Quindi anche se io adesso, ripartendo da qua, dalla posizione di Wacca, se avessi 1, mi sposterei qui. E quindi posso comunque attivare la sfera a destra, perché sono di fianco. O di fianco o sopra si possono attivare. È una cosa abbastanza semplice, quindi spero di avervela spiegata bene. Se avete altre domande, comunque ragazzi, i commenti. Ragazzi, ragazze, commentate se avete delle informazioni che non avete capito, se volete sapere un po' di più sulla storia che è successa finora, se non avete capito qualcosa. Ragazzi, parliamone, perché è un gioco d'avventura, è un gioco che sto esplorando
per una seconda volta, e che nella prima, ragazzi, vi svelerò, la prima volta che l'ho giocato non l'ho finito, quindi a un certo punto, ragazzi, incomincerò a non ricordarmi più nulla e partiremo praticamente in questa avventura insieme da quel punto senza sapere che cacchio succederà. Adesso cerco di non spoilerare troppo, ci provo perlomeno, ma cerco anche di spiegarvi un po' com'è il gioco, come affrontare determinati boss, come si usano le magie, eccetera eccetera, però potrà ovviamente capitare che appunto perda qualche battaglia e a questo punto poi dovrò ricominciare da capo, dall'ultimo punto di salvataggio. Può darsi che perda anche qualche battaglia, però il bello del gioco è anche questo. Usciamo. Per adesso l'unico che ha un punto è Tidus, che ha livello S1, e io praticamente adesso sono qui, ho attivato questo qua che è di fianco e potrei tranquillamente spostarmi proprio qui per poi attivare questo, che è aumenta difesa fisica di un'unità. Facciamolo, così almeno vi faccio vedere un po' come funziona. Allora, livello S1, quindi mi sposto in questa zona. Va bene qui? Sì. E poi attivo questa. Vediamo, usa energosfera. Qui. Sì. Perfetto. Ora la difesa fisica di Tidus ha un'unità in più. Molto semplice, ragazzi. Torniamo un attimo al villaggio perché voglio vedere un paio di cose. E poi questo sarà più che altro un episodio dove ci saranno parecchi combattimenti. Intanto c'è ancora la vecchietta. Mi ricordo che c'era un dizionario da trovare nel villaggio, ma non mi ricordo precisamente dove. Niente, ragazzi. Proviamo in queste zone. Eccolo qua. Dizionario Albed 2. Grandissimo. Vediamo un po'. Abbiamo imparato che la P in realtà è una B. Ti riposi un po'? Bravo, meglio non esagerare. Magari dopo. Andiamo qua. Parliamo un po' perché dobbiamo capire se ci sono delle cose da fare. Credo che ci sia praticamente un potenziamento per Leone Valefor. E deve essere praticamente qui in giro, ma non mi ricordo, ragazzi. Vediamo un po'. Ehi. Ah, aspetta, ieri il mio cane ha raccolto una strana cosa da terra. Chissà dove se l'è portata. E dov'è il cane? Attenzione, ragazzi, perché il cane potrebbe avere qualcosa di importante. Ma dov'è sto cane, però? Bisognerà andare a cercare in giro per il villaggio. Vabbè! Cane? Allora, qua non credo, perché comunque sono zone poco visibili. Proviamo a vedere questo lato. No, è una figata anche che ce la... ce la stiamo prendendo con calma e stiamo cercando di scoprire un po' tutto il gioco. Ovviamente, ragazzi, salterò qualcosa, anche qualche segreto, non riuscirò a farvi vedere tutto, però per quel che mi ricordo e per quel che posso fare. Allora, qua ci sono solo i gatti, anche perché sbloccare delle abilità in più per gli eoni è sempre una cosa molto importante, eh? Il cane ha qualcosa in bocca. Ottenuto cosa piena di bava. Valefor ha appreso la turbotecnica scudo raggiante. Ed è veramente molto importante questo. Vediamo. Valefor, turbo scudo raggiante, freccia raggiante, abilità, tecniche, qualità, magie bianche, fire, idro, tan... Ecco, comunque Valefor può anche lanciare delle magie. Fire, magie di fuoco, idro, magie d'acqua, thunder, elettricità, blizzard, ghiaccio. Quindi andiamo avanti. Questa volta possiamo proseguire il viaggio. Comunque, come vi dicevo, probabilmente sarà un episodio dove conosceremo gli altri personaggi e faremo un po' di battaglie. Eccolo qua. Qui in teoria, ragazzi, non è una buona idea farmare.
proviamo la nuova spada. E sbam! Quindi ragazzi, effettivamente, avendo la zona di battaglia di fianco al villaggio... Ah, grazie. Potrei fare il guardiano un giorno, un altro mostro. Un volatile, pane per i miei denti. Quindi lui, avendo il pallone, riesce a colpirlo bene. Io farò molta più fatica se lui è in alto. Ecco ragazzi, anche questa cosa qui volevo dirvi. A parte che vi stavo dicendo comunque che questa è una buona zona per farmare, perché essendo di fianco al villaggio si può salvare e continuare a combattere per cercare di aumentare un po' il livello del personaggio. Però un'altra cosa importante, intanto che cerchiamo qua di fare altri combattimenti, è che come avete visto il personaggio, il mostro vola, quindi le pallonate di Wakka sono molto più efficaci rispetto a un attacco da terra. Stessa cosa vale per le magie. Se c'è un mostro volante, è inutile che faccio una magia di terra, perché la terra non tocca il mostro. Cioè, sono cose abbastanza banali, ma che però bisogna capire. Intanto questo qua di gelatina non è stato scalfito, solo la magia funziona contro di lui. Devi usare una magia dell'elemento che odia. E qui ci serve Lulu. Eccolo lì, con il Moguri in braccio. Il Moguri ovviamente è uno dei personaggi del mondo di Final Fantasy. Fuoco, gelo, tuono e acqua. Fuoco è opposto a gelo, tuono è opposto ad acqua. I mostri fuoco ovviamente sono deboli a magie di gelo, i nemici gelo sono deboli a fuoco. Certo. Quello è un mostro d'acqua, perciò io direi un bel Thunder. Ed ecco qui, una delle prime magie, Thunder. Una scossa abbastanza semplice, ma che porta alla vittoria della battaglia. Come potete vedere, sia Tidus che Wakka hanno di nuovo un livello S, un livello sferografia, per potersi muovere e aumentare e imparare nuove abilità. Questo è un episodio comunque dove cercheremo di fare più incontri possibili, battaglie, quindi è molto importante. Take your time. Let's get going, man. Ma se ha detto prendiamo, prenditi tutto il tempo che vuoi, tu devi rompere le scatole. Art, you ready? È pronta a partire. Probabilmente torneremo qua molto, ma molto più avanti nel gioco. What's going on? Credo, è sempre se ci torneremo, ragazzi. Comunque io adesso userei, visto che c'è un punto di salvataggio qua vicino, io userei questo episodio per fare un po' di farming e farvi vedere un po' i vari combattimenti. Wakka ha detto che il fratello non ha pregato quel giorno. Io voglio fare come loro, voglio pregare insieme a loro. That should do it. Ma questo bivio qui, che cacchio c'è? Perché non mi ci fa andare? Il molo non è di qua. Anche negli scorsi episodi non mi ha fatto passare di qua. Non lo so. Vediamo un po'. Qua ci sono due punti di salvataggio lì in cima, ma non so che cos'è questo. C'è una scritta. C'è scritto qualcosa. Kirika Abikan. Non abbiamo ancora imparato molto nella lingua Albed. Probabilmente verremo più avanti a vedere che cavolo è. Attenzione! Ma è uno dei guardiani di Yuna. Che cavolo? È un po' arrabbiato? Eppure ti posso assicurare, brother, che non ho fatto niente. Non capisco perché ce l'hai con me. Ok. Te la stai rischiando, perché io già ho il mio turbo per prima cosa, quindi posso usare già il turbo. In più uso incentivo per aumentare la mia difesa e il mio attacco. Quindi occhio.
Ancora incentivo. Ragazzi qui sono abbastanza protetto, infatti mancato. Allora, io direi di usare il turbo, colpo spirale. Stavolta spero veramente di azzeccare qualcosa. Ma perché? Nessuno dei tre come prima, ma basta! Ragazzi, devo prenderci un po' la mano, devo cominciare a farli più spesso. Ci saranno ovviamente più battaglie più avanti, però. Salto? Questo deve far male. Porca miseria, non mi ha fatto niente, perché? Perché ho usato due volte incentivo, ragazzi. Guardate lì, non mi fa niente. È molto importante. Questa sono sicuro che se non avessi fatto due volte incentivo, probabilmente mi toglieva circa 200. Tanto io continuo a saccagnarlo. Prima o poi... Ah, grazie, Wacca, eh. Porca miseria. La tattica dell'incentivo non è stata male. Ma che cacchio ha? Kimari Ronso. Kimari della tribù dei Ronso. Usa tecniche apprese dai nemici. Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. But he has protected me since I was a child. E basta, è finita così. Cioè, che spiegazione è? Perché mi ha attaccato? Ma astaveggente l'aveva già. Quindi abbiamo due astaveggente, non ho capito. Eh sì. Questa solo spot, però, quella che abbiamo trovato nel tempio, guardate che figata. Questa astaveggente ha solo spot, quella che abbiamo trovato nel tempio, ha attacco magico più 5%, attacco magico più 3%, insieme a spot, ragazzi. Ovviamente noi utilizzeremo questa. Ci mancherebbe altro. O ci mancasserebbe. O ci mancherlenzellenz. Comunque basta fare gli idioti e andiamo avanti, anche se continuo a dire, ma cosa ci fanno due punti di salvataggio qui sopra in alto? Non vorrei che c'entra quella scritta al bed, porca miseria, che ci dice cosa fare. Mannaggia, di qua non si può andare. Boh, vabbè. Andiamo avanti. Un ponte. Questa è la strada che praticamente avevamo sbagliato in uno degli scorsi episodi. Avevamo. Ho sbagliato. Oh, finalmente un... mostro volante, per farvi vedere appunto che gli attacchi da terra probabilmente non serviranno a niente. Premendo L1 in battaglia è possibile sostituire i membri della squadra. Il personaggio che scende in campo entra subito in azione. Quindi cosa succede praticamente? Che io adesso posso sostituire Tidus con Yuna. Ecco l'entrata. Real battle. Let's see some style. Show us what your training has taught you, Yuna. Okay. Ora, ovviamente, invochiamo il primo eone di Yuna, Valefor. Col comando invoca si convocano gli eoni che affiancheranno Yuna in campo. Questo comando è sempre disponibile, solo Yuna può usarlo. Quindi, ragazzi, solo Yuna potrà invocare gli eoni. Subiti dei danni, gli eoni perdono HP. Se gli HP arrivano a 0, gli eoni escono di scena e per un po' non possono essere invocati. Anche gli HP degli eoni si recuperano tramite la salvosfera. Quindi invoca Valefor. Guardate che figata. Attacca, alata sonica, magia nera. Io direi di provare... causa danni e rallenta l'azione di un nemico. Proviamo. Spettacolo. Però è abbastanza forte questo nemico. Proviamo un attacco normale. Ovviamente anche gli ioni hanno il turbo. E proprio il turbo è la loro, diciamo, mossa finale, chiamiamola così. Prima un'altra lata sonica che gli ha tolto parecchio. Sbam! Ma quanti HP ha sto mostro?
Vediamo dopo questa. 191. E basta. Magia nera che cosa? Fire, Hydro, Thunder, Blizzard. Peccato che non c'è una magia che usa il vento. Perché fuoco, acqua, tuono e gelo. Quindi non c'è una magia che usa il vento. Perché se c'era tipo tornado, ovviamente a un mostro che vola fa molto male. Intanto guardate che Valefor ha spot. Valefor ha spot, ragazzi. Quindi possiamo vedere gli HP del nemico, che in questo momento sono 644, se non ho letto male. Onda cosmica. Vediamo cosa si può fare se c'è protegge. Allora, vediamo un attimino. Subisce meno danni, ma impedisce il turbo. Assimila, subisce più danni facilitando il turbo. Proviamo questo. Anche se un po' rischioso. E infatti il turbo si sta già caricando. Facciamo una lata cosmica in modo da non togliergli di troppo e poi provare il turbo. Scudo raggiante, causa danni non elementari ai nemici, causa danni. Proviamo freccia raggiante. Ragazzi 1066. Avremo ovviamente possibilità di provare tutte le altre. Turbo Muro Helios è stato preso. Ragazzi, io direi che comunque si può chiudere qui l'episodio. Abbiamo fatto un po' di battaglia, abbiamo visto un po' i personaggi, abbiamo visto lo sviluppo della sferografia. Intanto volevo vedere chi è che ha lo scudo Helios. Probabilmente Wacca. Sì, non lo scudo Helios, Muro Helios. Difesa da blind. Da blind praticamente, perché blind, che cazzo, è un giocatore di calcio. No, comunque blind, che dovrebbe essere una magia che, diciamo, annebbia la vista. Praticamente dovrebbe provocare una piccola nebbia davanti agli occhi in modo che non si possa vedere oltre. Una specie di fumo nero di solito viene creato. Quindi io andrei al punto di salvataggio, ragazzi, finirei qui l'episodio perché comunque abbiamo visto un bel po' di robe e poi nel prossimo episodio salpiamo con la nave verso nuove avventure. Eccoci arrivati, ecco qua il punto di salvataggio. Ragazzi, questo episodio finisce qui, spero che vi stia piacendo la serie, sto cercando di portarla avanti il più possibile. Ragazzi, utilizzate sempre i commenti, soprattutto parlando di questo gioco. Ragazzi, se vi sta piacendo, cosa ne pensate, cosa pensate dei combattimenti, cosa pensate degli ioni, se già conoscete gli altri ioni, cioè ragazzi, parliamo del gioco. Sarebbe veramente fighissimo appunto cercare di affezionarci appunto anche a questa avventura. Questo episodio finisce qui, ci vediamo nel prossimo video.